Mi chiamo Enrique, ho 24 anni e vivo a Rio de Janeiro. Dal 2010 faccio parte dell'MTST, Movimento Lavoratori Senza Casa. Sono nel settore comunicazione dell'MTST. Noi esistiamo dal 1997, facendo occupazioni in tutte le più grandi città del Brasile per denunciare l'iniquità sociale in cui viviamo. Le famiglie più povere sono massacrate dai prezzi degli affitti e hanno bisogno disperato di un alloggio adeguato. Il mercato libero aumenta semplicemente i prezzi degli affitti e milioni di famiglie continuano a essere cacciate dalle loro case e sono costrette a vivere molto lontano e nelle peggiori condizioni. La Coppa del Mondo ha semplicemente fatto diventare questa situazione ancora più difficile. Attorno agli stadi, i prezzi degli affitti, che prima costavano all'incirca 200 real, ora costano più di 600 real. Questa è ciò che la Coppa del Mondo lascia alle famiglie senza casa. Noi amiamo il calcio e festeggiamo le nostre vittorie, ma questa Coppa del Mondo non è stata fatta per noi. Ci ha fatto arrabbiare e ci ha motivato a lotte sempre maggiori contro questo sistema a cui non interessano i lavoratori e a cui interessa solo il profitto. Abbiamo fatto un'occupazione che abbiamo chiamato Coppa del Popolo, 3 chilometri dallo stadio Itaquera di San Paolo, dove si è giocata la partita inaugurale Brasile-Croazia e altre 5 partite, con più di 4.000 famiglie che hanno ottenuto una grande vittoria. Dilma, la nostra presidente, è stata obbligata a comprare la terra e a costruire abitazioni in social housing per le famiglie senza casa. Ma la nostra battaglia non è finita. Il capitalismo non è mai stanco di rendere peggiori le nostre vite. Così continueremo la nostra battaglia. Il potere al popolo. Qui a Bologna, però, l'ex caserma Masini, via Orfeo. E anche noi ci siamo opposti a dei meccanismi che non apportano benefici a nessuno, comunque, come la speculazione, gli affitti, gli sfratti. E quello che noi abbiamo fatto è occupare questi spazi che sono stati abbandonati per 15 anni e rivalutarli, e adesso noi li abitiamo per adesso in 15 persone. E diciamo, anche noi auspichiamo il potere al popolo. Grazie.